Il coro nota collettiva dell'istituzione liceale Binelvigino di Ponse Martene Verres è nato nel 2010 da un gruppo di allievi insegnanti e sotto la coinvolgente direzione della maestra Alessandra Sasso si è consolidato nel tempo. È nato fin da subito come coro inclusivo, con lo scopo di far partecipare tutti gli allievi, anche e soprattutto coloro con difficoltà, ad un'attività nella quale la musica e il canto sono lo strumento principale di incontro e condivisione. Come si può capire, la compagine cambia ogni anno, anche se può contare su un gruppo affiatato di fedelissimi. Anche quest'anno il coro gode della collaborazione del gruppo Arte, guidato da Valeria e Roberta, che arricchisce con alcune coreografie la nostra esibizione. La canzone del bambino nel vento, Auschwitz, scritta da Francesco Guccini nel 1964, fu pubblicata solo 2 anni dopo, nel 1966, 50 anni fa.
come lato B di un 45 giri dell'Equipe 84. Col nome di Auschwitz divenne ben presto un canto simbolo di denuncia delle brutture e atrocità della guerra e di protesta contro la politica guerrafondaia di molte nazioni. Come, del resto, il campo di sterminio di Auschwitz è il simbolo dell'Olocausto perpetrato durante la Seconda Guerra Mondiale in molti altri campi in diversi paesi europei, compresa l'Italia. La versione con arrangiamenti per coro e strumenti di Mauro Zuccante, presentata dal nostro coro Nota Collettiva e dal gruppo Arte, accentua la crudezza e l'immagine dell'aberrazione che la belva umana può raggiungere se spinta da una malvagia ideologia. La sua attualità, dopo 50 anni, ci suggerisce la necessità del ricordo. Dobbiamo ricordare la guerra e l'abisso verso il quale essa ci porta, per poter costruire il nostro futuro, un futuro di pace. Ecco che accanto ai ricordi tristi e disperati affiorano ricordi positivi, perché la storia umana ci insegna che vicino ai vili, agli aguzzini, ci sono anche i giusti, come li chiamerà Moshe Beischi. Il canto ebraico Manavu, tratto da Isaia 52:7, elaborato da Lorenzo Donati, ci accompagna come una danza verso la speranza con questi versi. Quanto sono piacevoli sui monti i passi del messaggero di buone notizie, che annuncia la liberazione, che annuncia la pace. Il Giardino dei Giusti di Gerusalemme fu istituito nel 1960 da Moshe Beschi, salvato anch'esso da Oskar Schindler, con lo scopo di ricordare tutte le persone non ebree che hanno rischiato la loro incolumità e la loro vita per aiutare i cittadini ebrei a nascondersi o a scappare e salvarsi così dalla Shoah.
Per la Valle d'Aosta è emblematica la storia di un bambino ebreo salvato dall'allora parroco di Courmayeur, che lo ha tenuto un anno e mezzo con sé, facendolo passare per suo nipote. Questa storia è raccontata dal protagonista Giulio Segre nel recente libro Don Cirillo e il nipotino e, su richiesta dell'autore, Don Cirillo Perron verrà inserito tra I giusti delle nazioni nel Giardino di Gerusalemme nel 2015. Il ricordo di queste persone ci propone la riflessione sulla responsabilità personale che ognuno di noi ha nei confronti della nostra storia quotidiana, su come, con le nostre scelte, possiamo contribuire ogni giorno alla costruzione della pace attraverso la pacifica e corretta convivenza tra i popoli. Scritto da Dave e Jean Perry, l'ultimo canto che vi presentiamo, Peace, declina la parola pace in tutte le lingue del mondo, spronandoci a costruire la pace non solo per noi stessi, ma soprattutto per le generazioni a venire. Ringraziamo di cuore tutti i musicisti, Francesco, Elisa, Silvia, Eria, Fabio e Marco, che ci hanno accompagnato. Vi lasciamo col canto Peace e con l'augurio di buona prosecuzione di serata. Thank you.